arriveranno molti giovani nella prossima stagione? Sì, ci abbiamo sette nuovi calciatori. Fa molta illusione vedere i calciatori del Barça B che salgono a prima divisione, come Araujo, Riqui Puig, Ansu Fati, anche Iñaki Peña. E lui entrena continuamente con la prima squadra e ha un futuro nel Barça, ma ovviamente ha davanti a Ter Stegen, uno dei tre portieri migliori del mondo. E quando ci sarà l'elezione? Nel 2021, e farò quello che mi corrisponde per gli statuti. Deve essere in un giorno che si gioca una partita? No, si raccomanda questo, però nelle ultime volte non è che è stato il giorno della partita. Crede che qualche settore già fredda in che se ne vada alle urne? E per quello che leggo e ascolto, sì, ma ora con questa pandemia bisogna avere la tranquillità di fare un buon lavoro per essere sostenibile. E come sta il referendum? E doveva essere in aprile, ma il lockdown lo ha impedito. E già sia con referendum o con assemblea. Se la situazione della pandemia lo impedisce, non dobbiamo. Siamo rimasti un po' indietro in certe cose, ma bisogna ora accelerare. E ci sono attacchi massivi di bot che desprestigiano il Barça. È passato, già è successo a maggio del 2019. E ci preoccupa che ci sia una serie di messaggi di bot che di forma organizzata intentano desprestigiare al Barça. Ma questo può essere in rapporto con l'anno elettorale? Non lo so, potrebbe essere. Ma l'anno elettorale è nel 2021, non nel 2020. Forse nel 2021 ci saranno più attacchi. A livello sociale, che farà con gli abboni di fronte alla prossima stagione senza sapere quando potranno tornare i soci al Camp Nou? E fino ad ora i soci hanno potuto scegliere tra quelli che volevano che il denaro le fosse restituito e quelli che riducono l'importo e paghino per l'anno prossimo. E il Barça non è insensibile alla pandemia e alle difficoltà che hanno molti soci a livello economico. E pensa già nella chiave elettorale, penso niente di quello. Siamo centrati nella gestione giorno per giorno del club. E parliamo dell'estensione. Se continuano a fare acquisti, sì, fa tempo che c'è la priorità da portare giocatori giovani e anche pure nel settore femminino. E il Madrid sarà pure nella Liga femminile. Cosa gli sembra? È una buona notizia. Meglio tardi che mai. Ma sicuramente farà come nel calcio maschile. Ci sarà la rivalità Barça-Madrid, che ovviamente fortalecerà, farà più forte questa competizione.
Benissimo, grazie Alberto per l'averci. Scusate la mia gola. È una gola da usignolo. intervista, averci raccontato l'intervista del presidente Giuseppe Maria Bartomeu a Mondo Deportivo domenica scorsa. Noi andiamo nella prima pausa per poi cominciare la prima tertulia con la 3G, Giuseppe Ortu, Giovanni Cardarello e la Giussi Zaffiro. E adesso però, come sempre, ci sentiamo a Rape de Palo, Pau Donés. La vita è un momento. Sencillamente espectacular. ¿Para qué lo voy a gritar si no salgo de mi asombro? Lo que acaba de hacer Messi no es de fútbol, no es del deporte. Esto es magia, damas y caballeros. Leo Messi, el gol de la Champions. Enganchó, se sacó a Boateng. Y cuando lo buscó Neuer, lo desparramó, la empaló, la pone por arriba. Y alguien de... Eccoci che siamo rientrati, ecco, qui su Radio Barça Italia dopo aver ascoltato questo break musicale. Cominciamo, Alberto, cominciamo questa benedetta tertulia di questa sera, la prima tertulia, poi la seconda avverrà più ridotta, ma la prima non poteva che essere con la composizione della 3G. Certo, ovviamente. Buonasera a Giuseppe Ortu. Ciao, buonasera Giuseppe. A tutti, buonasera.
Buonasera. Buonasera Giovanni Cardarello. Il Carda, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, soprattutto a chi ci ascolta. E poi chiudiamo con la pietra preziosa. Giussi Zaffiro, buonanì. Ciao Max, buonasera a tutti. Ciao Alberto. Allora, ricomposta la 3G e ricomposta pronti per la tertulia. Tertulia di questa sera, insomma, è come dai titoli, sarà molto molto calda, anche se non abbiamo giocato e se non ci sono partite all'orizzonte, ma quella, insomma, importantissima la vediamo un po' ancora con il binocolo. Però ci sono tanti, tanti, tanti argomenti. Io prima di partire con la stretta attualità, però partirei con un argomento che ci tocca molto, l'abbiamo discusso anche nell'editoriale con Alberto, il presidente Bartomeu ne aveva parlato nell'intervista che sì. Ha rilasciato, che Alberto ci ha relazionato. Però ecco, il Barça B non è riuscito nell'impresa di arrivare alla seconda, non ce l'ha fatta per poco, chissà. Il calcio è fatto di episodi, per un rigore non dato, un gol annullato, per una probabile scelta di Pimienta di non far uscire Araújo, e Araújo sì. Ha perso l'uomo che poi ha fatto il 2-1, e Araújo che abbiamo detto si è infortunato. Il pallone è rotondo. Insomma, il Barça B ha dato tanto, è arrivato fino a un passo dall'impresa, non ci è riuscito, però questo comporta dei grossi problemi, comporta oltre che dei problemi economici per il club, perché andare in seconda sarebbe stato un buon veicolo economico, ma c'è una questione tecnica per quanto riguarda i giocatori, giocatori come Monchu, giocatori come Collado, giocatori come Hakimi, giocatori che non possono fare quella categoria, che ne devono fare un'altra, e che però il Barça della prima squadra non può garantirgli, secondo me. E i giocatori come Pedri, che hanno fatto invece, vengono dalla seconda, non possono retrocedere in seconda B, in serie C, e ovviamente dovranno avere un trampolino di lancio per la prima squadra. Insomma, partendo da Giuseppe Ortu, che ci ha fatto un bel pezzo appunto titolato "Le conseguenze della mancata promozione in seconda", che succede? Quale sarà lo scenario? Monchu verrà ceduto? Come lo cederemo? Dove andrà? Che ne pensi, Giuseppe? Beh, hai fatto un riepilogo perfetto della situazione, hai proprio condensato tutta la questione in quelle poche parole, perfetto, proprio inciso. Sì, per Monchu sarà il primo giocatore probabilmente che uscirà, purtroppo ha molte richieste, il giocatore bravo, Valencia, Betis e Sociedad sono le squadre che lo vogliono in Liga, però ci sono, diciamo, in lista anche squadre estere. Purtroppo, come hai detto tu, i giocatori, quelli bravi, quantomeno dovranno andare via, perché c'è un gap troppo elevato tra la seconda B e la prima squadra del Barça, e quindi se il giocatore non è ancora pronto per la prima squadra, tuttavia è troppo più preparato, troppo più forte per la seconda B, e quindi diciamo la promozione proprio ti impedisce di avere uno scalino leggermente inferiore o anche abbastanza inferiore alla prima squadra, dove poter parcheggiare i giocatori che comunque sia sono in rampa di lancio. Quindi questo sarà un problema anche però per Trincao e Pedri, perché i giocatori saranno ovviamente obbligati ad essere aggregati alla prima squadra, però c'è anche un altro discorso, vale a dire che con una squadra in seconda tu puoi avere dei giocatori che hanno ufficio da filial, e puoi tranquillamente parcheggiare nelle filiali, utilizzare così come capita, aggregandola quando capita, aggregandoli alla prima squadra per necessità, così come è sempre capitato magari in occasione di partite di Champions, partite di Liga, a seconda di infortuni e cose del genere.
questo serbatoio ti farà mancare con la squadra non promossa e quei giocatori importanti che avresti potuto appunto utilizzare e chiamare in prima squadra a seconda delle necessità.